Scenari di guerra nel Mediterraneo, cari amici. Parla un ammiraglio, parla un ammiraglio. Scenari di guerra nel Mediterraneo, cari amici. Parla un ammiraglio. Lì alle mie spalle c'è il planisfero. E il Mediterraneo è un laghetto nel planisfero, un laghetto. Il planisfero, vedete quante terre ci sono. E quante acque ci sono là alle mie spalle? Ma scenari di guerra ci stanno dappertutto, scenari di guerra. Ha parlato un ammiraglio italiano, per cui l'ammiraglio italiano è condizionato a dirci che ci sono scenari di guerra nel Mediterraneo. Ma ci sono scenari di guerra pure, che so, in Ucraina. Ci sono scenari di guerra in Africa. Ci sono scenari di guerra in Oriente, ci sono un po' di scintille tra Cina e Giappone, tra Cina ed India. E il fatto che questo ammiraglio deve vedere per forza degli scenari di guerra sotto casa, e se no che cosa li porta a fare i gradi di ammiraglio? A che servono gli ammiragli se non ci sono gli scenari di guerra? Il fatto è che il patriarcato è tutto uno scenario di guerra, cari amici, è tutto uno scenario di guerra. Ah, prima che mi dimentichi, vi devo dire che queste informazioni me le manda Dario Cirasaro, l'amico Dario Cirasaro, che ci tiene tanto a informarmi sugli scenari di guerra. E per cui ecco qua, voi troverete nel riassunto di questo video un servizio giornalistico dove parla un certo ammiraglio, un certo ammiraglio, e gli ammiragli ci stanno apposta per gli scenari di guerra. Se non ci fossero le guerre, anche le guerre sul mare, verrebbero aboliti gli ammiragli, capito? Quindi gli ammiragli devono vedere per forza lo scenario di guerra nel mare sul quale navigano. Ma dice, il patriarcato è tutto uno sterminato scenario di guerra, capito? Tutto uno sterminato scenario di guerra, che i giovani si sono dimenticati, i giovani, che noi europei abbiamo avuto due guerre mondiali, che sono durate insieme tra 10 e 12 anni, nel loro insieme, e hanno fatto decine e decine di milioni di morti. Quindi sì che erano scenari di guerra. Che scenari di guerra che erano quelli. Beh, cari amici, qua mi fermo e confermo che ogni ammiraglio deve vedere scenari di guerra nel mare dove ci sono le navi che gli comanda, se no che ci stanno a fare gli ammiragli? In ogni caso, il patriarcato è tutto uno scenario di guerra, cari amici, va bene? Ok, grazie e a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.